Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per provare il nuovo Vegito Blu. Ragazzi, voglio prima di iniziare qualsiasi altra roba. Lo showcase di Zamasu non arriverà oggi. Devo prendermi un attimo di tempo per capirlo un pochino meglio, anche perché dopo averlo provato, pur quanto mi sembrava veramente forte, non riuscivo a capire che team farci dietro. Quindi raga, a parte il fatto che ho un'ora di sonno in più di 24 ore, io mi voglio intanto godere Vegito, sapete che è Vegito, fine. Questo non vuol dire che domani non arriva lo showcase di Zamasu. Domani arriva lo showcase di Zamasu, oggi ci concentriamo un attimino per Vegito. È una questione di tutti i video che devono uscire. Dovevo parlare del sync up, del global e il jump, assolutamente. È una news anche più importante di Vegito e Zamasu KK. E oltre a quello, c'è il video pool alle 14. Quindi per non creare casini con YouTube, arriva domani, il primo video che arriva è Zamasu, 100%, lo proviamo. Detto questo, ci concentriamo un attimino ora su Vegito Blu con questo team. Allora, ci sono un po' di cose che devo parlare un attimino, perché il kit è particolare. Eccola qua intanto la intro. Perfetto, eccola qua la intro passata. Allora, intanto Vegito è uno dei leader forse più forti del gioco. Togliete via il Parents and Bond, praticamente inutile. È diventato inutile Trunks Vegeta come leader. Perché? Il nuovo Vegito, leader Fate Induced Battle, leader Future Saga, leader Power Beyond Super Saiyan, Ki più 3 HP Attack and Death, 170. Fatemi prendere giusto la carta perché sì. Ok. Additional attack, HP Attack and Death 30% per i personaggi che sono in Realm of Gods Time Travelers. Superclass Ki più 3 HP Attack and Death 150%. Ovviamente le prime tre lead, quindi Fate Induced, Future Saga, Power Beyond Super Saiyan, non contano, quindi va bene, non gliela dà extra ovviamente, cioè sennò sarebbe stato il leader proprio più rotto di tutti i tempi. Però comunque, è comunque leader di tre categorie più Superclass. Niente colori, super, tutti super. Questo ci permette di giocare all'interno del team Bulma. Tutti i PG che saranno come Bulma se sono super. Tutte ste robe, è veramente una leader assurda. Seconda cosa, ora intanto iniziamo il turno. PG da primo slot, non gli vedrete fare troppo danno, soprattutto turno 1. Attenzione, lo ripeto nuovamente, non aspettatevi troppo danno da Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. Goku e Vegeta Super Saiyan Blue sono buildati per staccare difesa. Staccare in generale, ovviamente. Staccare in generale. Ma sono comunque buildati per staccare difesa, per essere tankosi, ok? Questo è il loro scopo iniziale. All'inizio della battaglia dovete staccare. Infatti dalla 12 hanno Raises attacca all'infinito e Colossal Damage. Dalla 18, come vedete infatti il danno non è altissimo, dalla 18 Raises Death. Ora, attiva l'animazione, l'entrance animation, death 100% e guardia tutti gli attacchi per 4 turni dall'inizio del turno quando c'è un altro Future Saga nel team. Ki più 3, attack death 100%. Buona la special qua, giocandolo prima mi sono sempre beccato la special prima che tirassero qualcosa e mi stavano girando le scatole. Ki più 3, attack death 100%, additional ki più 2 type per type key sphere obtained, quindi è... due key in più per ogni orb normale non rain. Ora, ottiene un additional attack death 50% e attacco super efficace contro tutti i tipi se c'è un Realm of Gods category enemy. In questo caso non lo possiamo vedere, non ci sono le nuove red zone nel server, quindi quella parte di passiva non la posso far vedere. Additional death 150 e high chance di evadere, quindi a guardia e evasione, se sta primo. Additional attack 100%, death 50%, se lancio un additional lancio un additional attack con high chance di diventare super attack se è secondo o terzo attaccante nel turno. Lancio un additional super attack garantito se il key è 20 o più. Questo intanto è il kit di base. La trasformazione si attiva con il 70% di HP o meno dal quinto turno oppure dal settimo turno se avete un Future Saga category ally o Future Saga enemy, ok?
Detto questo, ora ci dobbiamo godere un po' di turnazioni, perché è un po' particolare questa carta. Hanno deciso, ovviamente, che essendo che sono Goku e Vegeta blu e poi Vegito, non come Goku e Vegeta, in realtà potevano farlo quello dell'ottavo anniversario, del settimo anniversario, però comunque a prescindere, cambiano molto i suoi link, ok? Cambiano veramente tanto. Quindi all'inizio della fight avrete un PG che fa certe cose, quando lo trasformate avete un PG che linka con altre robe. Vegito linka benissimo con Vegito, smette di linkare ad esempio con i God. I God del settimo anniversario li linkano alla perfezione mentre sono in versione Super Saiyan Blue. Appena diventa Vegito non gli linka più niente, ok? Quello era giusto da dire un attimo. Altra cosa, se vedete, non ci sto giocando Vegito Blue Tech. Il problema è che proprio è quello che stavo dicendo. Una volta trasformato, ovviamente Vegito Blue Tech gli va a linkare alla perfezione, ma finché non lo trasforma, ci potrebbe essere il caso che passano veramente un po' di turni, ho una carta che linka Legendary Power e First Battle. Non, per questo non lo sto giocando con Vegito Blue Tech. Di sicuro è il suo turno migliore per vedere più danni possibili da Vegito, ovviamente. Però anche da un lato, un attimo di stare più sicuro in generale, ho deciso di giocarlo così. Ora lo vediamo stando secondo, quindi niente difesa in più in questo caso, c'ha 50%, ma c'ha l'attacco in più e c'ha gli additional in più, 270.000 def. Ricordo che comunque deve staccare e in questo caso ha gli additional attack, super attack garantiti. Ora, mentre abbiamo finito di parlare di questo, devo dire subito una cosa. Penso che Zamasu sia più forte di Vegito. La questione è molto semplice. Dovevano per forza dare un kit così forte a Zamasu. È l'extreme di turno. Gli dovevano dare quel kit. Non avrebbe avuto senso pullare su Zamasu in quel modo. Però, e qua arriva il punto, questi sono Goku e Vegeta Blue. Secondo voi dove si giocano? Sì, in 25 categorie. Dove si gioca Zamasu? Che è costretto agli extreme per forza, perché sennò debuffa, e debuffa veramente tanto i super. Lo vedremo domani. Per quello ho detto, il video di Zamasu arriva domani, ragazzi. Devo prendere un attimino di tempo, studiarmi un attimo. Però a prescindere da quello, Zamasu debuffa del 30% il danno che prendono i super. Non è def meno 30%. No. 30% di attacco superiore prendono. Se una special fa 1.5 milioni e sei super, non prendi più 1.5 milioni. Prendi 1.5 milioni e aggiungi il 30% sopra. Non lo puoi giocare minimamente con un super Zamasu. Non ti puoi mai trasformare ed è una meccanica che in realtà si vuole vedere. Quindi capito un attimino che dovevo prendere un attimo di tempo. Ecco qua che intanto entra Bulma. Grazie mille per quel 150. Mi permette di giocare Bulma con lead? L'avrei splashata, ve lo dico, l'avrei splashata. Ma non serve. 150% a tutti i super. Grazie, ragazzo. Posso godermi Bulma. Allora, i danni dove li prendiamo noi? Perché qua stiamo avendo il piccolo problemino. Qua trasformarlo potrebbe essere una rottura, nel senso, ok, può essere una rottura perché se non prendiamo abbastanza danno è un casino. Vabbè, vedremo, al massimo se ci arrivano... Quanta def abbiamo già? No, ok, tanchiamo i pugni. Ah, mi sa che non buffo. Non buffiamo. Non osare tirarmi la special. Questa era la rottura che non volevo vedere. Devono buffarsi, ovviamente. È un PG che stacca attacco e difesa, ok? È ovvio che Vegito va a fare robe determinatamente, no, più fuori, se stacca di più. Questi turni, soprattutto quelle 12 che tira, no? Extra, sono tutti raise attack per Vegito. Vegito, diciamo che... Secondo me Vegito è una cosa rottissima. Leggiamo il kit quando lo trasformiamo. Però Vegito è una cosa rottissima. Però, e ripeto, però, ci sono un attimino di cose che Vegito può sembrare rotto, come può sembrare non troppo rotto. Se qua inizia a farci sempre che ci sia la stun e tutte le cose, non vedremo mai un Vegito troppo forte. Ok, è giusto dirlo un attimino. Tanto questo è come linka. 363.000 def, stando secondo. Ma sapete che vi dico? In questo caso voglio...
No, però non posso evadere 247.000 con guardia se arriva la special. Sì, sì, devo per forza prendere le orbe per la guardia. Quello assolutamente. Però una cosa buonissima di sta carta. Andrà sempre in 24 praticamente, mamma mia. Quanto amo le carte che premi per sbaglio sullo schermo, vanno in 24. È troppo bello, fine. Si gode, è quello. Mi fai special? Perché quando devo tenere Vegito primo tu non mi fai mai special? Cioè, mi fai sempre special. Quando non tengo Vegito primo non mi fai special. È tutta la mattinata, perché comunque in live io lo stavo provando, ok? Me l'ha fatto per tutto il tempo. Mi tirava sempre la special su Vegito e non me lo sono ancora potuto godere un minimo. Qua ammazziamo, eh. Ci va bene in realtà. In realtà ci va bene. È un peccato che però questo Vegito non sta staccando. Attenzione. Ripeto che quella cosa in realtà è problematica. In realtà molto problematica. Famo così e lo teniamo primo. Qua se non sbaglio ha perso la guardia. In questo caso se non sbaglio ha perso la guardia. Sì, non ha più la guardia e non ha più quel def 100% in più. Si vuole arrivare al quinto turno a trasformarlo. Il problema è prendere danni. Lo so che fa ridere. Il problema più che altro è un altro. Queste due carte, Zamasu e Vegito, sono pensate per una red zone che parte con 500.000 di pugni. Per non parlare che non sappiamo com'è merged. Yes! Quindi potrebbe essere ancora più difficile, che tira ancora più danni. Sono buildati per quello e non... Omega se lo mangiano. Quello è il problema. Ok? Quello è il vero problema. Li possiamo tenere secondi. Li possiamo tenere secondi, non ci importa. Li possiamo tenere secondi assolutamente. Vabbè che si trasforma comunque al prossimo turno, eh. Al prossimo turno comunque trasformiamo, quindi non è un problema. Vediamo un attimino... Vediamo un attimino cosa fare. Vediamo un attimino cosa fare. Ecco qua, avete visto che ha perso la guardia. Sì. Al quinto turno voi volete trasformarlo. Ripeto che non sarà in realtà mai un problema. Fidatevi di me, non è un problema. Non è un problema nelle nuove red zone. E non è un problema se avete la roba ovviamente ad ability più bassa. Questo è un problema di ability full e vento. Pensato che loro lo distruggono troppo. E fate quello. Non ho la nuova red zone. Fidatevi da Rosea, al quinto turno voi lo trasformate per forza. Prendete quei danni. Voi al quinto turno avete Vegito trasformato. Quello è un attimino da dire. Dovete anche considerare che Bulma qua al primo turno tanca. Bulma di là prende 400.000 da special. Basta solo dire quello. Fidatevi. Lo trasformate molto facilmente. Questi sono tutti boost che ovviamente vogliamo vedere. Forse l'unica cosa che volevo vedere in più era del danno da parte loro. Da parte loro forse non volevo avere un'unità da transizione. Con tutta la sincerità non volevo vedere un'unità da transizione. Questa è un'unità da transizione. Voi non la volete in realtà. Voi volete Vegito. Non penso che questo sia la cosa migliore per Vegito. Ok? Questa è un'unità che deve stare fuori per un bel po' di tempo e boostarsi. Non credo che era la scelta migliore questa. Comunque, al prossimo turno abbiamo il Vegito che si trasforma, quindi no problema. Shoste Korega! Vegito Bru. Oraio, Vegeta! Cso! 1時間 耐えてやる! Ora Vegeta to Kakaroto no Gattai! Vegito Blu! Let's go! Si parte! Preparatevi le animazioni. Soprattutto della 18. E ora si gode. E ora si gode. E ora si gode, ragazzi. Up! Voglio sinceramente vedere quello che fa. Allo stesso tempo. Non ora. Non lo so. No, ok, dai, no. Aspettiamo l'active. Non c'è bisogno di lanciarlo.
Non c'è bisogno di lanciarla, raga. Godiamoci con calma la carta. Al prossimo turno per forza trasformiamo l'altro, quindi non è un problema. Godiamoci la carta, raga. Via. La special subito non la volevo vedere. Ah, però 50% damage reduction qua. Sì, ok. Ecco che parte. E non sta full linkando, però. Attenzione. Belli. Madonna, quanto è bella. E poi tutti gli add che può tirare. Raga, sto robo genera un danno abnorme. Sto robo può tirare talmente tanti di quegli add, mamma mia. E tankare tutto, perché quello, a differenza di Vegito Blue Tech, che si farà più danno, non tanka. Non tanka sta roba, fine. Non tanka, ok? Non tanka. Quello è giusto dirlo. Allora. Qua abbiamo una Genki. Ah, no, è vero, mi serve il future qua. Vero. Ho fatto la cazzata per questo. Ho fatto una cazzata pesante con i turni così. Ho veramente fatto una cazzata pesante. Porca Eva, ho fatto una cazzata pesante. Scusa, raga, ho un'ora di sonno da ieri. Scusate, per quello vi ho detto che Zamasu non ve lo porto oggi. Faccio ancora più errori, fidatevi. Io ogni cosa che sto facendo sto perdendo energie, sto perdendo sanità mentale. Scusate. Porca Eva. Faremo così. Ovviamente qua non lo volete mai più. Cioè volete lui fuso ora qua. Quello è il problema. Lo teniamo primo. Prendiamo giusto ancora un po' di orb. Giusto per avere più charge. E via. Teniamo ultimo lui. Prepare first battle legendary power. Con loro. Sì, ok, identico ovviamente. Ok. Facciamo così. Oh, scusate. 7, 8, prendiamo queste 8. Andiamo a 59. Genki Waketekure e via. Facciamo in questo modo. Scusate, raga. Sono veramente fuso. Fuso completamente io. Ho bisogno di dormire, ma devo ancora pullare. Devo ancora editare i video. Yes. È una rottura. Volevo portarvi anche Zamasu, però non ce la faccio mentalmente. Ve lo voglio portare e ve lo porto domani mattina, istantaneamente. Ok, intanto Genki, Waketekure e via. E passiamo al... Buono, niente credo, vabbè. E passiamo al turno dopo... dopo vediamo l'active skill. Dopo vediamo l'active skill, raga. Qua possono comunque evadere, no? Sì, infatti. E comunque 50% chance di evadere. Sì, ok. Però non lo volete più vedere, assolutamente non lo volete più vedere a questo turno. Questo turno deve essere già trasformato in Vegito. Trunks e Vegeta, fatemi pensare una cosa. Non gli vanno a linkare benissimo, però con Trunks e Vegeta tranquillamente non è un problema. Sì, si può giocare tranquillamente con quello. Ok. Allora, sta cosa è buonissima, perché per i primi 4 turni comunque loro evadono e hanno la guardia. Questa roba è veramente buona. Questa roba è poi anche Vegito. Non ho parlato del kit, vero? Scusate, sono fuso. Adesso ne parliamo. Chi più 5, attack def 250%. Additional chi più 2 per chi sphere obtained. Attacco super efficace contro tutti i tipi, a prescindere. Riduce il danno del 30% prima di attaccare e del 20% in generale, con high chance di evadere. E lancio un additional attack con high chance di diventare super attack come primo attaccante. Lancio un additional super attack e medium chance di lanciare un altro additional super attack come secondo o terzo. Lancio un additional super attack quando tira l'active o a chi 20 o più. Abbiamo dalle due special Greatly Raises Attack Def e la 18 di Vegito Blue, questa roba fortissima. Ditemi che non sto per uccidere robe del genere. Ok, perfetto. Vediamo l'acqua. Raises Super Class Allies Def by 50% dalla 18. La 12 raises, greatly raises attack def per un turno e lowers attack del nemico. L'active skill si può attivare quando gli HP sono 50% oppure quando c'è un solo nemico con 50% o meno di HP. Causa ultimate damage. Nel turno d'attivazione evade tutti gli attacchi come Vegito Blue Tech. Ok ragazzi, siamo.
Preparatevi alla goduria che è l'Active. Preparatevi alla goduria che è l'Active. Enjoy, tutti quanti. Bellissimo sto pugno! Boom! Niente KO Scream, peccato. Il KO Scream ve lo volevo tirare. Il KO Scream ve lo volevo tirare assolutamente. E tu vieni primo, caro ragazzino Vegito. Vegito, 50% damage reduction, 400.000 def. La special di Rosé da 1.000.000. Ok, la special di Rosé. Vabbè, però c'è anche l'evasione. Prenderebbe un po' di danno dalla special di Rosé. Giusto dire quello. Tanto andiamo in 24. Ah, ma qua evade tutto. Ah, oh, cazzo, non ho le orb per Godku. That's bad. È un solo OE, però. Who cares? Andiamo. Who cares? Puff, no. Ah no, due OE, ok. Vegito blu. Io devo vedere se c'ha delle KO screen dalle 12 o le 18. Guarda che bella cazzo che è. Che bella che è quella cazzo di 18. Boom. Seconda special, ok. L'abbiamo fatta tirare in mezzo, quindi vediamo se fa la stessa cosa di Vegito Blu. Tech, che attiva tutta la roba. Attiva tutta la roba? Oddio! Fa la stessa roba di Vegito Blu Tech? Oddio. Non lo so, Ha tirato molti ad, però, Questa roba la devo un attimo scoprire un pochino meglio, cioè devo passare un attimo di tempo per capire, perché comunque c'ha talmente troppi add che... vabbè. Però se funziona come Vegito Blue Tech è tantissima roba quella, che attiva la parte di passiva da secondo e terzo slot. Bisogna capirlo effettivamente. Se fate dei test anche voi oggi e lo provate, fatemelo sapere sotto nei commenti, ragazzi. Io non credo di avere la forza necessaria per fare dei test ancora per oggi. Quindi raga, per ora direi che ci fermiamo qua. Vegito l'abbiamo provato. Domani, primo video, Zamasu, Showcase. Noi ci vediamo alle 14 per il video pool su Vegito. E stasera, in live, alle 21, sul canale Twitch, per altre pool e tutto il resto. Ragazzi, passate tutti un ottimo primo giorno della Worldwide Download Celebration. Noi ci vediamo al prossimo video, alle 14. Ciao a tutti.